Buongiorno a tutti! Allora, oggi video tanto tanto richiesto, che è un video che ho già fatto diverse volte, ma che rifaccio perché è cambiato qualcosina. Sto parlando della mia skincare routine. Allora, ogni mattina appena mi sveglio io lavo il viso con questa qui. È l'acqua detergente riequilibrante della linea Actin di Bionique. Detergente quotidiano e delicato, aiuta a ridurre l'ipersecrezione sebacea e contrasta la proliferazione batterica. Ed è praticamente una mousse detergente, cioè io bagno prima il viso, poi faccio un'erogazione e la passo su tutto il viso. Diventa una nuvoletta e risciacquo. Mi trovo benissimo, ma in realtà io già la utilizzavo prima, poi ne ho provato un'altra, poi mi piace cambiare, soprattutto per la detersione. Ma questo qui è uno di quei prodotti che fondamentalmente mi piace sempre, cioè vado sempre a finire lì la mattina, perché comunque è un detergente molto delicato e mi va soprattutto a togliere l'eccesso di sebo nelle alette del naso, sulla fronte, cosa che molto spesso mi succede nei periodi molto caldi d'estate. Quindi spesso di mattina io divento lumière e mi passo questa al mattino e tolgo tutto. Poi due volte a settimana, ma anche tre, dipende dalle giornate. Magari ci sono delle giornate dove la mia pelle la sento particolarmente brutta, spenta, un po' più anche più grassa. In quelle giornate io utilizzo sempre della stessa linea Actin il gel detergente purificante che ha dei granuli. È uno scrub. Questo veramente ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sta intorno ai 10 euro per 200 ml di prodotto. Esfolia bene la pelle ed ha praticamente gli stessi principi attivi dell'acqua, solo che ai granuli ed in gel. Molto spesso utilizzo questo scrub con questo qui. Ok, che cos'è questo qui? È il Clarisonic. Diciamo che per un periodo, quando mi impegno, lo utilizzo tutte le sere dopo la detersione. Purtroppo sono pigra e quindi molto spesso questo non lo utilizzo, però mi strucco sempre alla perfezione. Adesso vi dico anche come mi strucco. E quando mi ricordo, una o due volte a settimana, quando faccio anche lo scrub, faccio anche questo. Quando faccio lo scrub, cioè quelle due volte a settimana, faccio anche una maschera. Ed io ho selezionato quattro delle mie maschere preferite del momento che ho utilizzato in tutto questo anno e che sono dei must have secondo me. Questa qui, che è della Kahadi, è una maschera in polvere che ho riacquistato ben tre volte. Vedete com'è fatta? Si miscela con l'acqua e si crea una pappetta che si asciuga e si tiene in posa per non più di 10 minuti, altrimenti diventate rosse. È una maschera schiarente vetiver, è molto bella perché lascia la pelle ben pulita e è molto molto liscia. Un'altra maschera che utilizzo veramente molto spesso, sto utilizzando, è questa qui della Hello Body, ed è una maschera al cocco e al cacao, Detox Max. Il prezzo è alto, ho visto sul sito che non è un prezzo basso, però devo dire che l'effetto che mi lascia, la pelle è molto più luminosa dopo, cioè nonostante sia asciutta, quindi la sento molto più liscia, la vedo anche visibilmente più luminosa, quindi questa qui la utilizzo in quelle sere che vedo la pelle più spenta. Altra maschera che mi ha consigliato il dermatologo è questa, la Clariderm della Idi Farmaceutici, che è una maschera a base di acido glicolico, quindi l'ho utilizzata nel mio periodo acne più forte e la utilizzo nei periodi dove ho più brufoletti, anche se comunque mi è quasi terminata, ho giusto la dose per un'applicazione, quindi me la sto conservando cara cara. Mi piace molto perché dice che maschera idratante, effettivamente dopo che avete fatto la maschera non avete la pelle che tira, cosa che comunque succede con queste due e anche con l'altra che ve ne parlo tra poco, ma è una maschera che successivamente quasi non avete bisogno della crema. La metto la crema, però potete anche non metterla. Altra maschera è questa qui, la maschera all'argilla, che in realtà è una maschera fatta ad Ischia, prodotto naturale del pirata di Ischia. L'ho acquistata sulla spiaggia del Sorgeto, ma in realtà la vendono a Casamicciola Terme,
Quindi c'è anche un numero di telefono, tra l'altro, vabbè, non ve la dico qui perché pare brutto, no? Distribuita da VG, insomma, è proprio l'argilla, è un'argilla proprio pura, non la apro perché sennò si sgretola, ed acqua minerale, quindi gli unici ingredienti, si agita prima e si tiene anche in posa per 20 minuti perché si deve far asciugare bene e veramente la pelle è bellissima, è a metà. Ce l'ho da settembre, siamo a dicembre. C'ho comunque veramente la pelle pulitissima e anche in questo caso molto luminosa. Dopo aver fatto la maschera queste 3 volte a settimana, 2 o 3 volte a settimana, anche quando faccio lo scrub, applico un bel po' di crema idratante, che è la stessa crema che utilizzo la mattina come base trucco. Eccola qui, Defense Tolerance 100, che è una crema che va a rafforzare gli ultimi strati dell'epidermide ed è una crema che previene la secchezza cutanea. Ha il minimo degli ingredienti ed è per pelli ipersensibili, cioè io dopo aver fatto anche trattamenti che comunque asciugano, ho bisogno comunque di una crema idratante. Non mi fa uscire ovviamente brufoletti e mi trovo molto molto bene anche come base trucco perché è tipo mousse, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, considerate che sta sui 16 euro, veramente molto 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 l'adoro. Poi c'è anche la 200 che però è più grassa, non va bene per il mio tipo di pelle. La 100 invece si adatta bene, bene anche alle peli miste, quindi veramente miste, anche diciamo grasse, infiammate, è come se fosse una ventata d'acqua sul viso, cioè veramente mi piace, l'ho anche quasi terminata. Un altro prodotto che utilizzo, sempre della stessa azienda, sempre di Bioniche, è questo contorno occhi. Crema contorno occhi, siero contorno occhi, non crema, che ha l'applicatore, cioè in realtà io lo applico così e poi lo massaggio perché non mi piace molto l'applicatore. Si asciuga perfettamente e distende visibilmente anche, diciamo, questa rughetta che ogni tanto mi compare così sono stanca. Lo utilizzo sia al mattino che la sera, quando mi ricordo, perché ce l'ho sul beauty dove c'ho il trucco solitamente. E lo so, non dovrei farlo, dovrei metterlo mattina e sera, lo so. E mi trovo molto bene, l'ho anche quasi terminato e in abbinamento anche alla crema sono due prodotti che penso che non me ne separerò mai più, come abbinamento poi tra di loro, veramente ottimi. Tornando a come mi strucco, io mi sto struccando da un po' di tempo con questa qui, la Beauty Farm di Neve Cosmetics, che è una crema anche maschera idratante che è struccante e detergente. Io praticamente che faccio? La passo su tutto il viso e poi utilizzo questo panno qui, che è quello famoso che vendono da Sephora, Makeup Eraser, insomma questo qua, che sarebbe il panno di microfibra. Vedete, faccio così, cioè do una noce di crema, di questa qua, la passo sul viso, sugli occhi, sulle labbra, su tutti i contorni, sulla gola e poi passo questo e strucco. In linea generale questo qui anche da solo strucca, però con una buona crema detergente è meglio ancora. Mi piace molto perché successivamente non sento l'esigenza di mettere la crema viso. Quindi io solitamente quando metto la crema viso la metto dopo le maschere, metto questa qua. Dopo aver fatto questo, solitamente metto il mio trattamento dell'acne del momento perché si utilizza di sera e successivamente a questo non ho la pelle che mi tira. Quindi passa circa un'oretta e poi vado ad applicare la crema. Però, fermi tutti, mi stavo dimenticando di uno step. Prima di applicare la crema notturna per l'acne, io passo anche il tonico, che è fondamentale per le pelli che comunque sono miste grasse. Il tonico che mi piace da morire è questo della Elemis ed è veramente fantastico, ragazzi, sa di lavanda, cioè l'odore che si sente in primis è la lavanda. È veramente molto bello, sia vaporizzato sul viso e poi successivamente andate magari a tamponare stesso con le mani o con i dischetti, oppure sul dischetto e passato su tutto il viso. Noterete che nonostante questo, ok, se passate questo, cioè, avete ancora la pelle sporca, quindi io vi straconsiglio il tonico, soprattutto se avete una pelle mista, grassa, a tendenza acneica come la mia. Perché? Perché le nostre pelli purtroppo si infettano facilmente, c'è più una proliferazione batterica e quindi vanno tenute pulitissime, molto molto pulite. Quindi il tonico è anche essenziale perché restringe i pori, diciamo, lavora proprio bene su di noi. Lavora bene anche sulle pelli normali.
naturali, secche. Ovviamente dovete sempre utilizzare dopo una buona crema idratante. Il trattamento che sto utilizzando è un trattamento dermatologico, quindi prima di utilizzarlo, prima di provarlo, potete comprarlo in farmacia, ok? Però magari sentite prima uno specialista, perché io ho fatto l'errore di metterne troppo una sera e mi sono svegliata con la pelle desquamata al mattino, perché anche il vento, diciamo un mix di cose, mi ha fatto desquamare la pelle. Ve ne parlai anche in un Get Ready With Me, avevo la pelle devastata. Però ho dosato esattamente come c'è scritto tra l'altro dietro, cioè con un'erogazione per tutto il viso, perché è dosata per tutto il viso. Io mi sto trovando molto bene, la mia pelle è migliorata visibilmente, mi escono meno brufoletti. Io credo di avere anche un problema di follicolite, purtroppo, per questo ultimamente non riesco a riprendermi. Voi vi ricordate che io l'anno scorso utilizzavo un altro trattamento per l'acne ugualmente forte, però non è forte come questo. Purtroppo da quando ho fatto quelle grandi cure di cortisone per il morbillo che ho avuto a febbraio, mi sono usciti una peluria, ok? Avendo una pelle a tendenza acneica, la peluria, diciamo i bulbi si infettano e succede che mi viene anche la follicolite se non sto attenta. E ciò perennemente, specie in questa zona qui, delle palline piccole di grasso. Cioè, quindi io devo sempre sfoliare, sembra una cosa brutta e schifosa, però ragazzi ve lo devo dire. Ho trovato questo trattamento che ormai è un mesetto che lo sto utilizzando e mi sto trovando molto bene. È questo qui, Mask si chiama, gel polivinil a 0,2, l'atretinoina e l'acido glicolico. L'atretinoina è la vitamina, no, è il retinolo. Praticamente questo prodotto fa uscire le macchie se andate al sole, quindi assolutamente non va utilizzato di mattina, ma di sera e al mattino dovete sempre lavarvi il viso con un buon sapone tipo questo, ok? Quindi non solo con l'acqua, cioè dovete rimuovere bene questo prodotto qui, perché altrimenti il sole vi fa uscire le macchie. Il retinolo si usa tantissimo anche come schiarente, quindi io vedo la pelle anche qui molto luminosa al mattino, e c'ha l'acido glicolico al 4%, quindi un grande sfoliante. Mi trovo benissimo, questo qui veramente ultimamente uno dei miei prodotti preferiti per l'acne. Sto riscontrando, diciamo, dei bei risultati, anche se comunque è un prodotto molto forte. Quindi, come vi ripeto per l'ennesima volta, parlate con qualcuno prima di utilizzarlo, perché magari non ne avete bisogno, avete solo qualche brufoletto e vedete che comunque vi desquamerà tutto il resto della pelle se non avete acne anche grave, insomma. E niente, questo è il mio video sulla skincare routine. Fatemi sapere qual è la vostra skincare routine, quali sono i vostri prodotti, che cosa utilizzate per struccarvi, per detergervi il viso. Sono curiosa di leggervi. Io scappo a prepararmi perché stasera si esce, sabato sera. E vi do un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ossia domani. Ciao!